Cronache bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia, ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Toilettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toilettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toilettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toilettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toilettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Bentornati a Cronache Bestiali, il nostro spazio interamente dedicato al mondo degli animali. Come sempre parleremo di salute, educazione, andremo a scoprire qualcosa in più del mondo della toilettatura ed infine conosceremo un'amica a quattro zampe che cerca famiglia. Torniamo a parlare di salute con il dottor Alberto Brandi. Oggi parliamo di gatti, di due patologie che riguardano questi amici a quattro zampe, la filva e la felva. Cosa sono innanzitutto? Allora, sono malattie infettive sostenute da due tipi di virus che colpiscono i gatti, soprattutto, lo voglio ripetere, i gatti non sterilizzati, cioè gatti che vivono all'aperto, gatti che quindi fanno, diciamo, le lotte per gli accoppiamenti, oppure che vivendo anche all'esterno possono mangiare da diciamo ciotole dove mangiano anche gatti di dubbia provenienza. Come avviene il contagio? Allora, il contagio della FIV, che sarebbe l'immunodeficienza felina, che è, diciamo, paragonata all'AIDS dell'uomo, anche se sono due virus della stessa, diciamo, famiglia, ma completamente diversi. Cioè, su questo non bisogna aver paura, cioè il gatto che è FIV positivo non potrà mai trasmettere questo virus all'uomo. Si trasmette o con il contatto sessuale oppure soprattutto con i morsi, i graffi, diciamo, quindi sangue fra animali. Mentre la leucemia ha lo stesso diciamo meccanismo di trasmissione, però oltre quello c'è anche il contatto con la saliva, per cui due gatti che mangiano dalla stessa ciotola possono infettarsi. Come si manifestano e soprattutto cosa comportano? Allora, diciamo, tutte e due sono malattie che vanno ad interessare il sistema immunitario, per cui creano un crollo delle difese dell'organismo e quindi i sintomi di solito sono o magari delle malattie che ricorrono, per esempio un gatto che ha spesso la polmonite oppure spesso non guarisce da ascessi, eccetera, spesso è positivo a una di queste malattie. Oppure gatti che sono dimagriti, abbattuti perché sono magari anemici, perché possono avere, ecco,
I sintomi possono essere dei più vari e purtroppo non è che da un sintomo noi possiamo dire che quel gatto è malato, ma lo possiamo dire soltanto facendo dei test ematologici e quindi vedere la positività o meno al test e quindi dire se il gatto a quel punto è positivo oppure è anche malato, dopo quello in base ai sintomi. Ecco, sono patologie curabili? Purtroppo non sono patologie curabili, esistono delle cure palliative, nel senso che possiamo utilizzare ultimamente anche dei farmaci purtroppo sempre molto costosi come l'interferone o altri tipi di farmaci, però non abbiamo mai la guarigione, spesso abbiamo un prolungamento della vita del gatto ma mai la guarigione. In questo caso qua per la FIV non esiste vaccino, per la leucemia sono stati invece preparati dei vaccini che hanno un certo grado di protezione, per cui il mio invito, se c'è dei gatti che vivono all'esterno, di vaccinarli per la leucemia. Ecco, l'altro modo per prevenire è indubbiamente la sterilizzazione. Quello senz'altro, forse è la prima cosa da fare, perché chiaramente il gatto sterilizzato non va a cercare altri gatti per accoppiarsi e quindi fare a botte e non avere nemmeno approcci sessuali. Quello è sicuramente la prima cosa da fare. Siamo nuovamente in compagnia di Simone Grotti oggi per capire come il cane comunica con noi. Ecco, in che modo? Allora, la comunicazione del cane è principalmente posturale. Quindi bisogna sempre tenere di conto della postura che il cane assume nei nostri confronti. Allora, nella comunicazione entrano anche le distanze che il cane mantiene, le distanze che noi manteniamo da lui, perché molto spesso noi siamo tanto invadenti con il cane, quindi vediamo cani che un po' accusano questa situazione, che si spaventano, che si pietrificano all'arrivo del padrone. Come il padrone si avvicina, i cani si bloccano proprio. Perché? Perché questa è un'eccessiva invadenza. Molti padroni non sanno neanche accarezzare il cane in modo che il cane abbia veramente piacere da quella dimostrazione di affetto. Quindi dobbiamo stare attenti a quanta distanza, a quale distanza ci mettiamo. È preferibile, se noi dobbiamo interagire con un cane, che sia il cane a venire a interagire con noi, cioè che sia il cane a ridurre quelle distanze, perché la estrema prossimità a un cane sta entrando nella sua distanza critica, che è anche chiamata distanza di lotto-fuggi. Se il cane si dovesse spaventare, può decidere di scappare se trova vie di fuga, però può decidere, se non trovandole, può decidere di lottare. Questo è l'istinto che tutti gli esseri viventi hanno, prede e predatori, a prescindere da tutto. Può succedere la stessa cosa con un cavallo, può succedere la stessa cosa con un istrice, con una nutria, con un topolino, è uguale. Quindi bisogna stare attenti a questo. Quando preferibilmente fargli entrare lui nella nostra distanza critica, che però non sarà più critica perché noi vogliamo un'interazione. Fatto questo, il cane posturalmente ci può mandare una serie di segnali, si chiamano segnali calmanti, in cui il cane ci sta dicendo che è tranquillo, che è in stress, che non ha intenzioni negative, che ha intenzioni negative, a seconda di quello che ci sta dicendo. E per esempio, se un cane ci sta fissando, ci guarda fisso negli occhi, ci sta sfidando, però a seconda della rigidità del corpo, quindi della tensione muscolare, a seconda dell'intensità dello sguardo e di quelli della posizione della coda, delle orecchie, ci sta dicendo se il cane ha paura, se il cane è sicuro, se il cane è in dominanza, se il cane è remissivo, oppure se ci sta controllando per il semplice fatto di controllarci, perché non si fida. Quali sono i segnali ai quali dobbiamo, insomma, far più attenzione? Allora, i macro segnali possiamo anche non dirli, cioè ringhiate, tentativi di morso mi sembrano palesi, bisogna stare attenti, prendere le dovute distanze e mantenerle, lasciare che il cane si rassereni. I segnali che, se notiamo tensione nel cane, i segnali che ci stanno dicendo che il cane si sta rilassando è quando gira la testa, porge completamente il fianco,
sbadiglia, quindi lo sbadiglio può essere sintomatico di stress, però se è successivo a una situazione di tensione è uno scarico di stress. Leccarsi le labbra, quindi quando inizia a fare questo, il distogliere lo sguardo, anche l'urinare in determinate situazioni è un segnale calmante da parte del cane, perché è un mandar via, uno scaricare, uno svuotarsi. Un altro segnale che molto spesso noi ignoriamo è l'immobilità del cane. Spesso e volentieri i nostri cani si pietrificano, si chiama freezing, si bloccano e in molti contesti, l'ho visto fare in qualsiasi contesto, ed è tendenzialmente sintomatico di che si aspettano qualcosa di negativo. A volte l'andare sopra, porgere il nostro corpo sopra il cane è mette una pressione psicologica che il cane a volte non è predisposto a ricevere, o per cui il cane si blocca, o lo possono fare cani recuperati perché in memoria di maltrattamenti per quello che è. Quindi in sintesi, quali sono i consigli per approcciarsi a un cane? Cercare di rispettare le distanze, primo. Cercare di far avvicinare il cane a noi. Nel momento in cui il cane si avvicina, non andare ad accarezzarlo o a toccarlo per forza, lasciare che il cane ci analizzi. Una volta che ci ha analizzato, il cane ci tocca per primo, che spesso e volentieri si sdrusciano, ci danno il fianco. Andare lì, poi il cane ci sta dicendo che puoi andare in un rapporto fisico, diciamo, puoi andare a iniziare ad accarezzarlo. La carezza deve pervenire possibilmente dal laterale o dal basso, non deve arrivare dall'alto. Non bisogna andare a occludere gli organi di senso. Anche portare la mano sul naso del cane è comunque sia andare a occludere il suo organo di senso. L'ideale è tenersi a una certa distanza e lasciare che il cane scelga la distanza con cui vuole analizzarci. La distanza ideale è più o meno questa, perché qui può captare bene l'odore. Se il cane poi entra più vicino, va bene, è una scelta sua. Se il cane arriva direttamente vicino, è un filino nervoso, ha bisogno di capire, di che vuole rasserenarsi, quindi lavora tanto di affatto per rasserenarsi. Quando siamo entrati in una comunicazione fisica, per me il resto è fatto, però bisogna capire questo, leggere la tensione del cane, e principalmente la prima cosa da osservare è la tensione muscolare, perché lì dice tanto. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglione Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, la ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate, per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglione Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Ma
Bentornati all'appuntamento con il mondo della toilettatura. Oggi parliamo di stripping. Innanzitutto, cosa è lo stripping? Buongiorno, sono Mirko della toilettatura Marchionna. E lo stripping, che cos'è? Lo stripping è una delle tre tecniche che si usano per dare la forma e togliere il pelo in modo adeguato ai cani. Abbiamo tre tecniche: la forbice, la tosatrice e lo stripping. Lo stripping è riservato ai cani a pelo duro, quindi pelo ruvido, come possono essere i bassotti in questo caso, o gli schnauzer o altri cani sempre, diciamo, con questo tipo di pelo. A che cosa serve? Questa nera rappresenta la cute del cane e questo i peli che crescono dai follicoli ed escono. A differenza nostra, dove la durata di ogni singolo pelo o capello dura moltissimo, parliamo anche di mesi addirittura o se non di anni, il pelo del cane ha una durata stabilita dal suo DNA e anche dalle competenze e dalla razza che ha il cane. All'interno della sede abbiamo tre peli che crescono ovviamente in maniera diversa. Abbiamo uno che è appena uscito dalla pelle, uno che è a metà vita e un altro che è completamente fuoriuscito ed è a fine maturazione. Cosa succede? Che questo qui, se lasciato senza cura, mi crea un groviglio. Di conseguenza, su un cane anche a pelo duro abbiamo degli ammassi, detti anche nodi. La tecnica dello stripping, che è una tecnica assolutamente indolore per il cane, serve a eliminare questo più grande, più lungo, e questo qui. Quindi lasciamo solamente questo qua. Benedetta, che è una nostra allieva della scuola interna di toilettatura, e ormai è giunta a fine corso, tra poco aprirà vicino a Perugia, vi dimostra come fare, e lei sta selezionando i peli da togliere e quelli da lasciare, in modo da dare l'uniformità della superficie. Ecco, una tecnica indolore, come vediamo. È assolutamente indolore, infatti guarda, il cane è tranquillissimo. E anche perché andiamo a togliere i peli che sono già morti, quindi lui non ha più una grossa sensibilità su questo. E ovviamente bisogna anche eseguire questa operazione con grande delicatezza e, diciamo pure, dai, anche con l'amore che dedichiamo ai nostri cani. Oltre al mantenimento della durezza, la tecnica dello stripping serve anche a mantenere nel tempo i colori accesi. Specialmente i cani che hanno più colori avranno queste zone di colore sovrapposte. Con la tecnica dello stripping invece avremo i colori ben staccati e una brillantezza del manto totale. Ogni quanto è consigliato farlo? Allora, normalmente, diciamo sempre normalmente, tre volte all'anno. Però tra una seduta e l'altra di stripping ci dovrebbe essere un passaggio intermedio che si chiama trimming. A che cosa serve questo? Serve a andare a correggere il pelo che nel frattempo è cresciuto magari in maniera non correttissima. È come quando noi seminiamo un prato che in certe zone avremo, nonostante l'avessimo già tagliato tutto uniformemente, avremo delle zone dove è cresciuto di più perché magari là è una situazione più favorevole. E ovviamente non è una cosa che possiamo fare a casa, insomma dobbiamo affidarci delle mani di professionisti. Diciamo che non è strappare, stripping non vuol dire strappare, ma sfilare il pelo. E solo dei professionisti che hanno esperienza e dei corsi alle spalle possono fare questa operazione. Tutti sono capaci di prendere un ciuffo e tirarlo, ma quello certamente è strappare. Ecco, Benedetta sta tirando via il pelo più lungo, quello che lei sta individuando come pelo già morto. Alla fine del processo, chiamiamolo così, di questa operazione, andremo a lavorare con una pietra pomice tenerissima in modo da andare a uniformare il pelo e togliere tutta la peluria che è rimasta dentro. Non è consigliabile fare il bagno dopo lo stripping perché, diciamo, i bulbi periferi sono, le sedi dei bulbi periferi sono aperte e di conseguenza si potrebbe anche un pochino irritare. Allora preferiamo dire: portateci il cane sporco, eseguiamo lo stripping, poi successivamente lo laveremo. Ecco, se il cane avesse una minima sofferenza sicuramente non starebbe fermo così.
e bisogna iniziare fin da piccolo, perché quando il cane avrà raggiunto i 5, 6, 7 mesi sarà impossibile andare avanti con questa operazione. Bentornati allo spazio dedicato alle adozioni, come sempre al canile gestito dall'EMP. Oggi conosciamo Sherry. Chi è Sherry? Allora, Sherry è una meticcia taglia piccola di 5 anni, è l'ultima arrivata al canile perché è stata trovata a fine settembre. E è una canina dolcissima, docile e adatta a qualsiasi tipo di famiglia, adatta a stare in appartamento, non tira il guinzaglio, l'abbiamo già provata in passeggiata con i nostri volontari, è una canina adatta veramente a tutti, bambini, persone anziane, e è qui che aspetta un'adozione. Qual è la sua storia? Allora, Sherry è stata trovata a località Ponte La Chiassa una sera di notte che vagava lungo la strada. Il nostro operatore è stato avvertito ed è intervenuto subito perché rischiava di essere investita. E abbiamo aspettato il tempo di obbligo, di legge, prima di farla entrare in canile perché Sherry non aveva il microchip. Trascorsi 60 giorni nessuno si è presentato per lei e la cagnolina è entrata in canile da noi. È già sterilizzata. Quanti anni ha? All'incirca 5 anni, quindi non è proprio una cucciola, però è, diciamo, è una cagnolina in giovane età. E, ripeto, è dolcissima, è veramente docile, quindi è ideale per una famiglia anche con bambini. È un cane di taglia piccola, quindi è trasportabile facilmente, quindi non è neanche un impegno gravoso in caso di vacanze o gite fuori porta. Lei veramente va ovunque. Mi sono d'accordo sia con gli altri cani che con i gatti. Con i gatti, lei infatti non ha nessun problema con gli altri animali, né cani né gatti. E ripeto, è proprio, è bella tanto. Vieni. Ciao. Anche per oggi è tutto. L'appuntamento va alla prossima puntata. Cronache bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi in via Corinti Corinto a Castiglione Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate, per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglione Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Toilettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toilettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toilettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toilettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toilettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo,